di una parola dicendo testuali parole per i prossimi 10 anni potete tranquillamente contare su di me. Sì, questo sì, no, ho detto sperando anche su qualcuno di più in alto di me che mi mantenga, ecco, perché domenica fa parentesi compie gli anni, quindi logicamente che cominciano a essere 66, quindi poi vanno avanti 66, tra 10 anni sarebbero 76. Non lo ha detto, ma sapete quello che è il regalo che si aspetta ovviamente per il suo compleanno. No, no, non dipende solamente da quello, logicamente io voglio che i ragazzi si divertano, facciano pratica. Uno degli sport secondo me più affascinanti, più belli che ci sono in circolazione, purtroppo in Italia siamo tutti costretti a girare attorno a sto benedetto calcio che non sanno più come fare per dargli dell'attrattiva, ma ci sono degli altri sport come il nostro che comunque si fa tanto a essere percepito come è, logicamente, perché si parla di strategia, si parla di sfide, si parla di aggressione, si parla di difesa, è meraviglioso, si fa tanto a capire che la cosa meravigliosa è la sfida che c'è sempre tra il lanciatore e il battitore, no? Che chiaramente te la metto lì, cioè è una sfida che è mai finita, sinceramente. Se questo concetto comincia a entrare anche nelle altre case, probabilmente uno degli sport che potrebbe avere un ottimo sviluppo nel tempo. Non dipende solamente da noi, dipende purtroppo anche dalla federazione, dipende da chi noi andiamo a rappresentare, logicamente, perché noi da soli non possiamo fare tutto, abbiamo bisogno di avere comunque anche la nostra federazione che oltre a essere dalla nostra parte deve comunque fare qualcosa per rendere più attrattivo questo sport che in Italia fa fatica ad uscire, insomma. Comunque noi siamo qua, io sono testone e ripeto, fin tanto che qualcuno più in alto di me mi dice stai lì, io ci sto, insomma. Sei nelle nostre